Sì, palchi nascosti, perché i palchi non sono soltanto quelli che conoscete voi. Ci sono palchi meravigliosi ed artisti meravigliosi che vanno protetti, vanno amati, come il mare che abbiamo di fronte. Mi sono concentrato più volte sul significato della parola arte. Beh, l'ho trovato. L'arte è per me il passaggio di emozioni, dall'artista allo spettatore. Non importa se ascolti Fossati o D'Alessio, contano solo le emozioni. Conta quel brivido che ti accarezza la schiena, che ti fa tremare la voce. Ecco, questa è l'arte. Amo passeggiare per le strade della mia città, respirare i suoi profumi. Vorrei cancellare quei colori più scuri e scoprire quelli buoni, quelli di un'altra Napoli. Sono sicuro che ci sono. Sono i colori dell'arte. Da oggi questa sarà la mia missione. La mia prima tappa sarà il Vomero. Mi hanno tanto parlato di un artista che dal nulla è apparso ed ha letteralmente emozionato i passanti. Ecco il Vomero ed i suoi abitanti, che sa riconoscere l'odore dell'artista e se lo trova, non se lo lascia scappare. Lo ama, lo coccola. Lui è Fabio Serino. Eccolo chiacchierare con uno dei suoi tanti ammiratori. È un artista meraviglioso, è una persona fantastica ed è un interprete che canta la musica napoletana senza volgarità, ma con una classe immensa e infinita. Grazie Fabio. Sarà presente il mio disco, il mio primo disco che si chiama Che Ste Napoli, che è una raccolta di canzoni che ho scritto nell'arco di questi anni, e tra queste troverete anche come ultima traccia Quello sguardo quel mio. Uscirò dalla tua vita se questo che tu vuoi davvero, se mi chiedi d'andar via ma non d'essere sincero, me ne andrò da dove vengo senza aver quel che ho bisogno, me ne andrò in silenzio in tasca, porterò quel vecchio sonno, ma se proprio devo andare dammi almeno una risposta, dimmi cosa è quello sguardo, se è un invito o una proposta. Quello sguardo preoccupato quando mi allontano un po', e quello sguardo un po' geloso e mentre con le altre gioco, quello sguardo che si posa e quando io sono distratto, quello sguardo così strano che fa diventarmi matto, quello sguardo così attento e quando non ci sono io, dimmi cosa è quello sguardo, e quello sguardo come mio. È un ragazzo che ha donato in queste strade fredde un po' di calore umano con la sua musica e con la sua voce meravigliosa. Innanzitutto buongiorno a tutti quanti voi, voglio dirti soltanto una cosa, tu la canzone la canti veramente con il cuore, io non ho visto mai una persona cantare così, io quando mi avvicino a te mi vengono i brividi addosso, perché tu canti veramente col cuore, a volte mi viene da piangere, veramente, lo dico con tutto il cuore. E con queste belle parole, espresse con sincerità, lasciamo la città e ci dirigiamo verso la provincia. Eh sì, perché l'arte non sceglie i luoghi, sceglie i cuori che hanno qualcosa da dire.
Allora, io ballo perché nel ballo io mi sento libera, mi sento di volare. Normalmente io sono una ragazza molto timida e mi sento anche molto invisibile nella vita di tutti i giorni. E quindi tramite il ballo io cerco di dire io esisto, io ci sono. In ognuno di noi c'è un seme che ha bisogno di fiorire e danzare, cantare, recitare, rappresenta ed equivale all'esprimere e lasciar fiorire se stessi. Beh, se dovessi spiegare l'infelicità, guarda, ti direi semplicemente una vita senza arte. La danza per me è espressione, libertà, ma soprattutto forza, ed è impossibile immaginare la mia vita senza quest'arte. Lasciamo le nostre care amiche e dirigiamoci verso l'Accademia di Recitazione del Teatro Gelsomino. Prendiamo questa scorciatoia. La scuola è diretta dal bravissimo maestro Antonio Iavazzo e Clarissa è una delle sue migliori allieve. Shhh! Ascoltate! Il mio nome non ha importanza. Tanto la maggior parte delle volte la gente neanche se lo ricorda. A volte io stessa me lo cambio, perciò lasciamo perdere il nome, va bene? Mi potreste definire anche fuggiasca, però non è esatto, perché spesso noi corriamo in qualche posto e nello stesso tempo ne fuggiamo. Corriamo verso un amico che accetti e ascolti, senza giudicarci quando sbagliamo. Mi deve essere permesso di sbagliare, altrimenti come imparo? Quando fatichi così tanto per essere la principessina di papà e mamma e la loro gioia, a volte vorresti metterti ad urlare che ti lascino stare. E poi urli e nessuno ti sente. E puoi trovare un posto dove tu possa essere te stessa, dove puoi aver paura, essere confusa o scocciata. O solo tranquilla. Dove puoi essere semplicemente tu, e va bene, perché vuoi che loro amino te, la vera parte di te. Ecco perché il mio nome non importa, perché finché voi non amerete me, neanch'io mi amerò. Ecco quello che intendevo per arte. Contano le emozioni. Clarissa ama recitare. Chissà, un giorno potremmo vederla su quel cartellone. O al fianco di artisti che recitano sui cosiddetti palchi conosciuti. Noi intanto godiamo della sua arte a palchi nascosti. Intanto sono tornato al Vomero per regalarvi un'ultima emozione. Shhh! Guardate.
Allora, mi collego proprio, colgo l'occasione per poter spiegare, perché prima è successo che una signora molto gentilmente è stata generosa e ha fatto un'offerta, come la vogliamo chiamare, ha apprezzato la mia arte. E ci siamo un attimino imbattuti in un discorso, perché all'inizio la signora poteva sembrare che si è detto guarda a volte nella vita che si deve fare per vivere, ma alla fine sono stato anche io un po' troppo frettoloso, ma questo perché? Nel sapere già il pensiero della signora, perché purtroppo facendo l'artista di strada in un paese come l'Italia tante volte vieni frainteso da una linea molto sottile, si pensa che sia un'esigenza, si pensa perché. Per quanto mi riguarda, io sono un artista, nel mio piccolo mi definisco così, e faccio arte di strada perché vivo le emozioni ed è un palco immenso ed è l'unico palco dove io posso calcare tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera. Salutiamo il Vomero, che sa apprezzare i suoi cantori, e torniamo a casa. Torniamo carichi di gioia e di amore per l'arte. Caro mare, ti affido i sogni di tutti questi artisti. Portali lontano.